Qua abbiamo un nano che si mette lo Sharingan. Siccome stasera il video sarà con il nano medianico che ci spiega dello Sharingan, partiamo dal principio. Questo è il karma perché mi prendevi in giro prima. Pof. Sì, lo so, a quello sinistro è più difficile. Togliti pelo, anzi ciglia. Ma noi filmeremo tutto. E sta per cominciare. Eccolo. Ta-da! Adesso ci rivediamo tra un po'. Rieccoci. Stasera riprendiamo con il sabato del nano medianico. Ce la posso farcela con la mia bronchite. Salve. Dunque, voleva fare tutto lei, voleva dirci tutto lei, voleva esplicare tutto lei. Parli. Il nano. Volevo raccontare di ciò che mi è successo un po' di giorni fa con un mio amico. Stavamo giocando a calcio e io mi ero portato un dente tanto per divertirmi. E proprio per il rituale, perché volevo vedere se funzionava. E a un certo punto della partita mi accorgo che riesco a vedere i movimenti del mio amico anticipati, proprio come dovrebbe fare un vero Sharingan. E praticamente quando questo mio amico tenta poi dopo di smarcarmi a calcio, cioè tenta di superarmi, io vedo le sue mosse in anticipo e vedo dove andrà il pallone. Così sono riuscito a superarlo. C'è da dire che quello Sharingan l'avevamo ritualizzato e poi lo abbiamo lasciato quanto in pentasfera. Vabbè, tipo 2 mesi o un mese? Credo un mese. Più energia quello Sharingan che Goldrake. Questo qui sinistro, sì, l'altro è scarico. L'hai messo a caricare in genesa in pentasfera. Sì, ora l'ho lasciato di sotto, però prima era a caricare. Ok, quindi E quindi con questo Sharingan qua a sinistro posso anche fare implodere un pianeta. Facciamo implodere Plutone. Ma no, che Plutone mi è simpatico. È il pianeta Venere. della morte. Venere. Venere? Il Sole. Ma il sole ci serve. Poi sta Marte, arrivando l'estate. Marte, E su Marte ci siamo appena la arrivati. Luna, No, la Luna ci serve per i rituali. Di Venere, Venere, di Marte, non si arriva su. Giove, Giove però è grosso, guarda che se Saturno, esplode, ci arriva Saturno, sempre Saturno. pronto. Saturno è carino con quell'anellino, pof Urano. pof. No, Urano mi è simpatico. Se proprio vuoi farne saltare fuori uno, salta Mercurio che non serve a Belino. È piccolo, brutto, ma il cacato è lontano. No, Mercurio mi piace. Ma non serve Mercurio mi piace. a niente. Mercurio. Faccio esplodere le stelle. Faccio esplodere la gigante rossa. La stella che si trova al centro dell'universo. Dentro a quell'occhio c'è lo Sharingan, peli del gatto. Ciglia volanti. Ciglia volanti, va bene, normale. Ci sarà persino un pacchetto della spazzatura da qualche parte. Sì, ma non stanno dentro, stanno solamente fuori. Vabbè, comunque, dicevamo, cioè dicevi, prego. E l'ho detto, sono riuscito a superarlo. E tutti i miei amici, cosa è successo? Io, cosa è successo? Il mio amico, cosa è successo? Tutti, cosa è successo? Comunque, questa era l'anticipazione. E così ho scoperto, grazie ai suoi consigli, che mi si stava abituando l'occhio allo Sharingan. Quindi più lo tengo, più
più mi si abitua. Più okay. mi si abitua, più diventa un vero Sharingan. Qualsiasi oggetto, anche i talismani, anche tutto, più stanno a contatto con te e più entrano in collegamento. In sintonia. Sì. Eh? Si dice in sintonia. Sì. È uguale. Usiamo i termini. Nidlong. C'è nessuno. Comunque, qui siamo venuti fino in salotto per parlare 4 minuti e 30. Manco la fatica di fare le scale. Ma non è finita. Perché oggi pomeriggio ha fatto caccia grossa e ha trovato un povero cadavere. Di cervione. Di cervione. Il cervione, per chi non lo sapesse, è una biscia. Biscia grande. Biscia grassa. Una biscia grassa. La biscia mamma. La poverina era già morta perché noi non uccidiamo animali. Biscia mamma. Biscia mamma. È grassa, quindi è biscia mamma. Ciupa. Ma è vero, è biscia quindi mamma. Adesso interrompiamo le trasmissioni. Gli appadito ti tocca. E ci rivediamo di sotto per l'elaborazione del cervione, ovvero sfogliamento 2. Aspetta. L'aspettiamo. Volevo dire una cosa. E allora dillo. Volevo dire di tutti i poteri dello Sharingan. E allora perché non l'hai detto prima quando parlavamo dello Sharingan? Perché voglio dirlo ora. Vabbè, io mi eclisso. Noi sullo Sharingan abbiamo fatto solamente un rituale, perché non se ne potevano fare altri. Però i veri poteri dello Sharingan sarebbero molti. Cioè, appunto, la non so come si dice, l'anticipazione, cioè che si può vedere tutto in anticipo. Io non ne so niente di ste cose. Che si può vedere tutto in anticipo. Che ci stanno anche varie tecniche, però quelle lì non credo che si possano fare. Ad esempio tecniche del fuoco. Tecniche di che cosa? Tecniche del fuoco. Ad esempio quello di cui ti parlavo. Ad esempio quello di cui parlavo l'altro giorno a mia madre, che mia madre non puoi farlo perché è troppo pericoloso. Il catone. Voleva imparare a sputare fuoco dalla bocca. Sì. Così funziona il catone. Ma se funziona così, eclissati. Mi eclisso. Poi a parte quello ci sarebbero varie tecniche illusorie con lo Sharingan. Però quelle lì si possono imparare con il movimento delle mani. Però bisogna studiare ipnosi. E io non ne saccio. Ho un dubbio di ipnosi. Perché studiarli sarebbe troppo complicato. Eclissati. Mi eclisso. E rimani eclissato. E sono finiti i cosi dello Sharingan. Allora eclissiamoci insieme e andiamo dal cervione. Tu mi hai detto di eclissarmi. Eclissiamo. Assassino. Posso prevedere le cose. Tu non ti puoi aspettare. Posso, povera zampetta. Posso aspettarmi dovunque tu mi attaccherai. Perché andiamo via. Eccoci. Questo è il cervione recuperato da Nano oggi. Piccolino signorino. Ci teniamo sempre a sottolineare che è stato trovato già morto e che non è stato ucciso da noi.
Qua però c'è un problema di fondo. C'ha ancora la testa. Faceva due chiacchiere al cerviere. Cervione, ti devo mozzare la testa. Lo chiamavano Maria Antonietta. Vado a prendere le forbici. Se guardi sul mobile, lì nell'ingresso, sono lì sopra. Anche queste posso prendere? Quelle sì. Quelle le abbiamo. Signore! Lo chiamavano Maria Antonietta. È trugno, è duro. E lo so. Sto tirando 7 milioni e mezzo di bestemmie. Decapitazione di Cervione in diretta. Caput. Si è morto. C'è ancora la trachea. Buon per lui. Come l'ultima volta che ne ho scuoiato uno, c'era ancora la trachea. Sì, non fate caso che c'ho ancora lo Sharingan. Sì, signore. Pesi! Perché pesi così tanto, Cervione? Qua, essendo che non voglio rovinare, prendo. Qua, come si può vedere, dove avevo messo il dito l'ultima volta. Io ho dovuto mettere il dito nella trachea di sto schifo. Se non ti giri. Certo che chiedere a un cadavere di Cervione di girarsi. Non voglio tranciarti la trachea, tranquillo. Che schifo, io ho staccato lo stomaco. I mortacci. Ah, sono lavori che fai tu quelli, io non ne faccio di sti lavori. Ah, ma di questo lo so. Signore, non si ribelli. Si lasci tagliare. Esatto. E mi raccomando, non mi sporca il lavandino de sangue. Però poi è meglio che leviamo il tappo, eh. Sì, poi mi vola un serpente da dentro. Sai quanti bestemmioni che scappano? Come fa a caderci che è più grosso del lavandino? Ma anche tu c'hai ragione. Signor, che cazzo? Non dire parola. Oh, c'è una roba strana. Avrà mangiato qualcosa. Che schifo, no. No. Chiedo scusa a tutti per la parolaccia. Ma seriamente? Ma che... Non ne ho idea. Che cavolo c'hai dentro? Cosa hai mangiato, il demo? E poi si scoprì che era incinta. Intanto in ogni caso era già cadavere quando l'hai trovato, non è che... Autopsie in diretta. Sì, solo che mo il problema è toglierci la pelle, perché io mica voglio toccare sto schifo.
No, tranquilli, non ho assassinato nessuno. Che c'ha dentro? Qua mi servono i guanti, col cavolo che io tocco stare. Vai a prendere i guanti. Col cavolo che io tocco stare. Ho santificato il lavandino. E te pareva. Poi puliamo. A volte ritornano. Mi pento di aver scelto questo lavoro. Ah, robe tue. Io ste cose qua non le faccio. Mi viene l'ansia solo a pensarci. Posso filmare, ma hai le mani lì, io non ce le metto manco morta. Tu fai conto che io ho toccato a mani nude nella trachea di sto robo. A me fa già abbastanza schifo vedere che lo tocchi tu. Mamma, tranquilla, dopo ti darò tante carezze. Ma anche no. Ma anche sì. Un attimo, mi si è ristretto il dito medio. Scleri a parte. Ce la possiamo farcela. Tu mi fai terrore. Ed è difficile che qualcosa mi faccia terrore. Vai, dottor Kildare. Bene. Io sta cosa ho toccato. Che ci posso fare io? Io ci ho infilato il dito in quella roba. Bello schifo. Non dirlo a me. Mi dia la pa... Signore, non si ribelli, no. Lei è molto cattivo ora. Non le do la caramellina. Stia attento. Cosa ho bucato, mo, che perde sangue? Che t'ho bucato, serpente? Parlami. Signore, o almeno siamo sicuri che ci uscirà un video di 30 minuti. Ah, quello è poco ma sicuro. No, grazie, non voglio una trachea come souvenir. Che c'aveva dentro Motu? Non ne ho idea. Sarà morto di congestione. Aia. Fa male la trachea. Che schifo. Che è sta roba? Beh. Sì, deve essere morto di congestione. Perché vedi, qua ci sono ancora gli acidi. Sì. Bene, abbiamo scoperto di che cosa è morto il serpente. È un passo avanti. Ah, io la coda non la faccio. Io trancio qua. E il resto si butta? Vuoi che prendo anche il resto? No, no. A me sei tu che fai i lavori con queste pelli. Io uso solamente di solito le mute, non uso le pelli intere. Va bene, allora prenderò anche il resto. Ecco, normalmente si arriva fino alla parte del vetro. Si arriva fino a questa parte. Va bene, allora arriva fino lì. Almeno normalmente si fa così, perché qua la pelle è tranciata, perché qua ci sta o l'organo femminile o l'organo maschile. Capito. In entrambi i casi, quindi... Poi il resto della coda, se vuoi, te la lavoro pure, perché te la posso anche regalare. No, grazie, a me non serve. Non vuoi una coda? No. Sicura?
Certa, io lavoro bene con le mute, non con i cadaveri di serpente, Ah, ma prof. io non dico il cadavere, io dico la pelle Sì, ho della coda. capito. Si ribella, solo che non so da dove prenderlo, perché se lo prendo da sopra mi faccio male, se lo prendo da sotto tolgo il Ma non succo. puoi tagliarlo con le forbici e vuole un altro secchio? Beh, effettivamente è proprio un E pezzettino tanto minimo. appunto per 1 centimetro neanche. Ecco. Ok. Allora. Buttiamo, già che c'hai i guanti, butta tutto nell'umido, i pezzi di cadavere. Come potete vedere, questo qui è lo schifo che io tocco ogni volta che devo scuoiare un serpente. Culo. E non dirlo a me. Sono proprio fortunato. Se mi prova a sporcare del sangue, Anche Maria Antonietta, grazie. cioè, La cavessa. sì, lo so. Prima però do una sciacquata. Ciao Maria Antonietta. Vabbè, vorrei È prendere un il noto. cadavere. Ti voglio bene, Maria Antonietta. Ora, che devi farci? Adesso andrebbe messa prima su uno scottex. Non ce n'è tanto Scottex, abbiamo finito quasi stasera lo Scottex. Però prima di tutto si lava il lavandino. E tanto è tutto da lavare, questo lavandino qua. Che puzza de morto che mi sta arrivando addosso. Era morto. Dove vanno? Laggiù nel sacchetto blu. La plastica va lì. Perfetto. Gatto, però non devo li mettere a fare i tuoi bisogni mentre stiamo a fare il Boff. video. Ma non registrare il gatto. Boff. Ma è concentrato, non lo disturbare. Bene. Adesso che noi abbiamo la nostra amatissima pelle. Proprio amatissima, eh? Ma proprio guarda, provo un amore verso sta pelle. Ma boff, boff, boff. Ma boff, boff, boff. Ma no, boff, boff, Ora abbiamo lo boff, scotex della scorsa volta. boff. Apriamo. Facci vedere come la lavori. Niente di che. Bisogna prenderla. Aia, mi fa male il dito. Mi sono pizzicato prima con la trachea. Aia. Ho lasciato una piccola parte di trachea. Poi quando si Vabbè. asciuga puoi togliere. È un po' più difficile quando è asciutta, però è vero, posso anche levarla. Quindi si parte da cima, apriamo qua, per bene perché sennò non si asciuga tutta omogenea. L'altra pelle era più piccola, ma Eh sì. perché l'altra era solamente metà cervione. Questo invece era un cervione intero. L'altra che è già asciutta dove l'hai messa? L'altra ce la dovrei avere in cantina. Ah. La mostro dopo nel video. Prima mostro procedura. Cioè, puzza di morto. Perché è morto? C'è puzza di morto e di scorreggia di Tatino. Tatino, potresti evitare di fare i tuoi bisogni anche in camera mia? Tatino si dissocia, ha detto che lui non c'entra niente. No! Infatti quel rumore di trombetta che si è sentito prima non eri te, vero? Guarda,
Cenerentolo! Ois! Bene, quasi finito. Questa è una procedura molto lenta. Ce ne siamo accorti. Ma mica per altro, perché è difficile aprirla. Ok, ora devi lasciare asciugare, no? Questo è un metro buono, eh? E anche questa qui finirà in vendita. Assolutamente sì. Tanto metto la pausa, così poi vediamo quella già asciutta. E questa è quella invece già asciutta, che hai lavorato l'altro giorno. Dell'altro cervione trovato sempre cadavere già. Ora è resistente come pelle, però è quella del cervione. Questa è relativamente più piccola rispetto a questa qua. Non è questa qui è solamente metà, perché sì, non era il corpo intero. Il corpo intero è questo. La cosa strana è tutti sti cervioni che si trovano morti, poverini, chissà come mai. Si trovano morti principalmente... Così è piegata. Sì, lo so. Si trovano morti principalmente quando si va in un altro paesello. Qua questo vicino. Qua è morto di freddo, sicuro, nella nottata. O di freddo o di congestione. Eh sì. Vabbè, congestione, la congestione intendevo, viene con il freddo, quindi. Intendevo quello. Sì, sì, ho capito, ho capito. E niente, questa qui è la pelle. E questi sono i lavori. Che faccio io ogni volta che trovo un serpente? Ogni volta che trova cadaveri di cervioni. Potrebbe farvi schifo, ma fidatevi, fa molto più schifo a me. Non ho dubbi in merito, sai? Infatti mi stava per scappare una parolaccia, però per fortuna l'ho tagliata a metà. Quindi non è uscita. Nada, bene andata. Quindi direi che... Nano, i miei petardi... Salutiamo. Poi se mi sentite male la colpa è sua... Ma perché? Io ho trovato il cervione, l'ho solamente lavorato. Tu ci volevi fare un video? Io ti ho chiesto. Ma ci ho messo gonfia io. Sì. Tutto quel cortisone che sto prendendo per l'allergia. E comunque, vi volevo dire, e ti volevo dire, dopo inviami il video. Devo montarlo prima perché è in tre pezzi. Sì, sì, inviami il secondo pezzo, quello in cui lo scuoio. Dopo te lo invio, prima monto tutto il necessario. Comunque... Mi sono fatto male al pollice a causa del cervione, quindi non ripetete queste azioni a casa. Comunque tu adesso vatti a disinfettare le mani, che è meglio. Tranne se non avete esperienza, tipo me. Che io ho avuto esperienza imparata a me stesso. Vi ricordiamo che qua sotto ci sono tutti i link dei vari social dove mi trovate e lo trovate. E un po' più sotto, 3 o 4 degli invece mille link. Guardate la mia foto con io con il naso sanguinante. Molto importante. Quella è sul mio account. Sì, però è da guardare. Va bene. Un po' più sotto tutti i link delle mille librerie che tengono in vendita i miei libri. Sono più alto di te. Lo so. Ora sono io la nana. Un tempo era lui il nano. Ciao.